Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle su questa mozione si asterrà perché è un atto che abbiamo in realtà già discusso qualche tempo fa. Non crediamo che bloccare gli sfratti di immobili di proprietà privata possa essere la soluzione, visto che è così difficile invece trovare proprietari privati che affittino ad inquilini anche che hanno alcune difficoltà. Anche laddove il Comune cerca di intervenire in sostegno attraverso dei contributi economici, quindi sarebbe disincentivante da parte una misura disincentivante rispetto invece alle proposte di affitto che invece vogliamo cercare di incentivare. Questa amministrazione, io ricordo per la prima volta dopo tanti anni, dal 2004 gli accordi territoriali non venivano toccati, li ha aggiornati attraverso appunto un percorso in cui l'assessore Castiglione, che è l'assessore al patrimonio, si è visto promotore fra sindacati dell'abitare e sindacati di proprietari di immobili privati. Questo perché si deve cercare appunto di trovare il maggior numero di case possibili, sì appunto anche per l'affitto, per la locazione. In quest'Aula sono già passati molti atti, anche a firma di questa maggioranza, perché appunto molti consigli straordinari sono stati fatti sul tema. Crediamo che invece disincentivare gli immobili che sono vuoti, soprattutto dei grandi proprietari, possa essere una soluzione più percorribile. L'abbiamo già votata proprio in quest'Aula e la mozione era a firma della sottoscritta, della Presidente della Commissione Politiche Sociali. Il Movimento 5 Stelle adesso sta lavorando molto anche sulla prevenzione per scongiurare la perdita della casa di coloro che una casa ce l'hanno e che rischiano invece appunto di non averla più. Attraverso, come ha detto proprio oggi in aula l'assessore Castiglione, un colloquio con l'INPS che c'è stato per scongiurare degli sfratti e quindi migliaia di famiglie in emergenza abitativa che potrebbero perdere la casa. Lo stiamo facendo attraverso il lavoro che quest'Aula sta portando avanti sui piani di zona, proprio per far sì che molti nuclei familiari non la perdano la casa. Lo stiamo facendo lavorando attraverso l'housing sociale. Io credo che siano percorsi che questa amministrazione, l'amministrazione capitolina, sta intraprendendo per la prima volta. Per la prima volta, dopo anni, forse decenni, direi, rispetto alle carte che tutti i giorni poi abbiamo sotto mano. Ci basta tutto questo? Assolutamente no, però stiamo cercando di affrontare la tematica da più punti di vista. Da questo punto di vista, per esempio, lo sapete che stiamo lavorando sul contributo all'affitto anche di Roma Capitale per rinnovare la vecchia, la 163 del 98. Sono mesi che lavoriamo su questo contributo perché lo stiamo cercando di proporre in una maniera innovativa e quindi a aspetti anche molto tecnici, aspetti che non sono mai stati messi in campo, né mai, diciamo, dall'ente del Comune di Roma. Quindi il nostro impegno non ci basta, ma continua. L'assessore Castiglione ha un'interlocuzione con la Regione. In Commissione abbiamo appurato che ci sono decine, probabilmente un centinaio di appartamenti che la Regione Lazio tiene vuoti, che dovrebbe manutenere. Abbiamo scritto alla Regione per poter capire perché, per capire se in atto ci sono dei frazionamenti, se i frazionamenti coinvolgono quegli appartamenti, perché vogliamo poterne utilizzare il più possibile. Negli atti passati in aula abbiamo chiesto anche l'acquisto di case ERP, proprio perché è necessario acquistarne, in quanto in graduatoria i nuclei sono talmente tanti che anche venendo in possesso di case ERP, togliendole a chi i requisiti non ne ha e può permettersi, consigliere, le chiedo di anche, andare sì, a terminare. Anche di averne una propria di casa, allo stesso modo non riusciremmo ad ottenere tutte le case, quel numero sufficiente per poter andare a coprire le persone che attualmente sono in graduatoria. E quindi è necessario anche
poterne acquistare, e questa amministrazione si sta muovendo anche in questo senso. Quindi non crediamo di avere la soluzione in tasca, non crediamo neanche che i risultati arrivino in tempi brevi, se non il miglioramento delle performance che già negli altri anni il Comune di Roma aveva iniziato, ma che è aumentato decisamente con questa amministrazione. Però crediamo che per la prima volta stiamo toccando dei temi inesplorati precedentemente, e alla lunga questo produrrà degli effetti. Certamente noi come Commissione Patrimonio e Politiche Abitative, come Presidente di questa Commissione, continueremo a lavorare per far sì appunto che l'emergenza sia il più possibile scongiurata. Insomma, c'è molto da fare, ma non crediamo che questa sia la soluzione adeguata per ottenere dei risultati. Grazie. Grazie a